Ma come è difficile come tutte le altre che abbiamo fatto e che verranno, noi ci abbiamo disciplinare, dobbiamo sapere che abbiamo di fronte una squadra che era stata costruita per arrivare prima, è un po' attardata, però ha giocatori veramente di grande qualità, di grande intensità e sicuramente sono giocatori da stare attenti e da prendere con le pinze, perché giocatori come Cidro, Perez hanno fatto la differenza anche in categorie superiori, perciò sono giocatori che possono fare la differenza in Serie D come noi. Ormai il campionato di ritorno è un campionato diverso da quello che abbiamo fatto e dobbiamo cercare in queste 10 partite di dare il massimo, di ottenere più vittorie possibili per rimanere in quella posizione e per arrivare a maggio in questa posizione. È normale che c'è di fronte squadre che si devono salvare, squadre come il Casarano che devono vincere, perciò sono tutte partite determinanti e importanti da prendere con la giusta determinazione, concentrazione, quello che abbiamo messo fino adesso per cercare di mantenere questa posizione. È normale che incontri il Casarano, non incontri una squadra che magari fa una categoria diversa. Il Casarano annovera giocatori che hanno fatto la differenza, che hanno vinto i campionati, e tu sai benissimo che anche questo fa sì che la concentrazione deve essere nei tutti i 98 minuti di massima per cercare di ottenere il risultato.